Dopo la prima manifestazione che è stata fatta domenica 19 gennaio scorso, la consulta delle associazioni adesso diciamo che è riuscita a ottenere la presenza del ministro, anche se questo è un fatto abbastanza opinabile. Secondo noi il ministro è venuto qui quasi esclusivamente per passerella elettorale, in quanto è stato invitato dall'eurodeputato Alfredo Pallone, quindi però è un'opportunità che la consulta delle associazioni deve comunque sfruttare, quantomeno per portare quelle istanze che abbiamo denunciato con la manifestazione del 19 gennaio. La consulta delle associazioni praticamente avrà accesso all'assise con il ministro attraverso alcuni portavoce. Quello che abbiamo deciso noi come consulta delle associazioni è quella di chiedere comunque un incontro con Zingaretti, è quella che comunque la competenza sulla sanità regionale del Lazio è di Zingaretti, non solo come presidente della regione Lazio, ma anche perché commissario della regione Lazio, perché come si sa la sanità del Lazio è commissariale. Allora, questo era lo striscione che noi abbiamo presentato domenica 19 per non morire su una barella. Per esperienza personale posso dire che questo striscione non è più valido, perché mio padre, che ha avuto la sfortuna di essere ricoverato al pronto soccorso per problemi cardiaci, essendo stato poi trasferito al reparto, alle 4 di mattina è stato svegliato da un medico perché ormai la situazione si era stabilizzata, è stato caricato su una sedia a rotelle e portato al pronto soccorso alle 4 di mattina e è rimasto su una sedia ad attendere che qualcuno arrivasse a recuperarlo. Ripeto, un anziano di 90 anni che è stato ricoverato al pronto soccorso per problemi cardiaci fortunatamente risolti, però alle 4 di mattina è stato svegliato, è stato messo su una sedia a rotelle e dal reparto è stato trasferito al pronto soccorso e da lì dalle 4 alle 8 su una sedia, né su una barella né su una poltrona, su una sedia. Quindi questo è uno striscione che evidentemente andrebbe corretto per non morire non su una barella ma addirittura su una sedia. È evidente che la venuta del ministro dà una seconda opportunità di avere una rilevanza mediatica. Però oggi, come dicevamo, la presenza del ministro ha portato maggiori presenze, qui ci sono tutti i sindacati, ci sono le televisioni, anche la RAI, quindi. Allora, ci ritroviamo con il deputato Fusone del Movimento 5 Stelle. Facciamo una domanda, cerchiamo di essere un po' realistici. Quanto questa venuta del ministro ha caratteri elettorali in vista delle elezioni europee e quanto invece ha attenzione alle problematiche reali della sanità regionale? Beh, innanzitutto partiamo da un dato, che la situazione della provincia di Frosinone non sia conosciuta mi sembra difficile, perché veramente da tempo i cittadini, le associazioni denunciano tutto questo malessere, quindi non sapere nulla di quello che succede qui, ma come succedeva anche un anno fa, mi sembra un po' una presa in giro. Questa potremmo definirla a breve una passerella elettorale a seconda dei risultati che produrrà. Io spero naturalmente con tutto il cuore che serva a qualcosa di concreto. Noi già avevamo avvertito sia il ministro sia Zingaretti di quello che succedeva qui. Ci sono anche delle cose da fare a breve. Ecco, è arrivato il ministro, parliamo, tanto noi siamo accompagnata dal sindaco, certo. Vedremo cosa
cosa produrrà tutto questo. Sinceramente, una cosa che un po' ho chiesto in giro, come si trova adesso il pronto soccorso, ho ricevuto anche telefonate un po' da Sora, dove mi hanno detto che hanno provveduto in questi giorni a ripulire un po' la situazione. Non capisco assolutamente questo atteggiamento. Da una parte ci lamentiamo che le cose non funzionano e poi per due giorni facciamo di tutto per farle funzionare. No, ma guarda, invece di far vedere veramente come stanno le cose, io le posso dire. Nascondiamo la polvere sotto il tappeto. Vabbè, quello non lo posso dire, la mia esperienza al pronto soccorso, te lo posso dire, risale a ieri. Che disgraziatamente io volevo fare un'esperienza professionale, nel senso che essendo un piccolo reporter così, cioè, beh, tu parli del pronto soccorso senza che ci sei andato, purtroppo ieri ci sono andato perché è stato portato mio padre per problemi cardiaci. Ti posso dire che alle 4 di mattina è stato ricoverato al reparto, alle 4 di mattina l'hanno preso dal reparto, messo su una sedia a rotelle, riportato al pronto soccorso e messo su una sedia fino alle 8 che non sono arrivato io a prenderlo. Quindi cioè, l'hanno mandato via. Esatto. No, addirittura doveva rimanere lì altre 12 ore. Cioè lui è rimasto dalle 4 di mattina, un anziano di 90 anni che aveva avuto problemi di cuore, ricoverato per quello, dalle 4 di mattina alle 8 fino a che non sono arrivato io, è rimasto su una sedia per pronto soccorso. Un'altra cosa, probabilmente il ministro dirà, beh, ma la Regione Lazio è commissariata, quindi io potrei far poco, perché. Insomma, noi abbiamo visto che ci sono alcuni sprechi che possono essere tagliati immediatamente facendo quello che tutti chiedono, cioè assumere nuovi medici. Quindi effettivamente anche se dobbiamo, c'è un piano di rientro, il piano di rientro serve appunto per arrivare ad un pareggio, diciamo, tra spese, tra entrate ed uscite. Se noi però abbiamo delle uscite improduttive che anzi peggiorano il servizio offerto, potremmo ridurre queste spese andando ad utilizzare parte di quei soldi risparmiati per assumere nuovi medici. Avremo un servizio migliore perché i medici non saranno costretti a fare doppi turni, allo stesso tempo avremo più medici che possono coprire tutto, quindi effettivamente è un po' è una questione irrisolta che potrebbe essere risolta in breve tempo e va anche nell'ottica del pareggio, del piano di rientro, quindi la questione del commissariamento non regge. Poi parliamoci chiaro, c'è il governatore del Lazio, vuol dire che governa, c'è un ministro che fa parte del governo, vuol dire che governa, ci sono i parlamentari, da cui ci metto anche io, le leggi le facciamo noi, non possiamo dire che la legge non lo prevede, la legge lo facciamo noi, se vogliamo la modifichiamo. Quando si parla di altre cose, ogni volta la legge la riescono a cambiare, riescono ad allontanare la pensione per determinati soggetti, quello si può fare. Quello si è visto quando sono fatti i vari lodi Alfano, le varie cose, il lodo Alfano è stato fatto, è andato velocissimo, il lodo Alfano camera, è stato fatto in meno di 10 giorni. E adesso ci vengono a dire che l'ostacolo è la legge la facciamo noi, se c'è volontà politica si fa veramente in pochissimo tempo. Ma speriamo, vediamo quello che succede, grazie. Posso entrare solo un attimo? E se io fossi un malato? Cioè, malato è un altro paio di mani. Ho capito, un ospedale... Un malato non viene con una telecamera in mano, se non potete entrare non voglio fare l'intervista, voglio solo... Devi aspettare che sia. Vabbè, ma chi l'ha detto? Questo è un luogo pubblico. Non ho capito. È un luogo pubblico, è un ospedale. È un luogo pubblico qua dentro, no? Perché no? Allora, gli ordini sono di noi, che non posso fare, non si mette a discutere perché le discussioni... No, io non voglio discutere, voglio solo chiedere, è un ospedale, è un luogo... Cioè, funziona, parli col funzionario. È un luogo pubblico, l'ospedale, e anzi, se per un ministro, da una persona, non può entrare... Capito, cioè io penso che un cittadino abbia... Ma non si può andare all'interno perché c'è il ricovero dei malati, non si può andare in 200 all'interno. Non voglio andare, voglio rimanere qua, a vedere un attimo. Ho capito, ma poi l'ingresso è pubblico, quindi se volete rimanere qua è uguale che stare qua. Non lo so, questa cosa... I malati oggi vengono disturbati, poi quando rimangono su una sedia a rotelle per 4 ore, dalle 4 di mattina alle 8 di mattina, allora non sono disturbati. Mi viene in mente di come sarebbe fortunato oggi un malato a essere ricoverato. Avrebbe il massimo dell'assistenza, personale infermieristico schierato.
sono riuscito a entrare prendendo e nascondendo la videocamera, forse adesso ci arresteranno, questo non lo so. Qua è una festa oggi, vorrebbe il ministro tutti i giorni. Sarebbe il caso di lasciare tranquilli i malati. Io comunque andiamo a riportare. Sapete che non mi volevano fare entrare? Invece sei riuscito a entrare. Sono riuscito a entrare, ho dovuto nascondere la videocamera. Ah. Perché proprio dentro? Dentro. Sì, no, ma dentro al coso. Allora ho detto, vabbè, ma questo è l'ospedale da fino a che, vabbè, è commissariato, vabbè che la sanità è in via di privatizzazione, però mi sembra che sia ancora un luogo pubblico. Cioè sì, ma ci sono degli ordini per cui non si può entrare, se no si disturbano i malati. Bella, brava, sì. Che là dentro c'è di tutto e di più, la gente che urla, che strilla. Vabbè. La mettono in mezzo. Allora, per oggi l'ospedale. Ripresa? Sì, certo. Ecco. Che è successo? Vabbè. Andiamo tutti a teatro. Andiamo tutti a teatro? Sì, al teatro. Che trasmetto? Che ci sta? E che dramma va in scena a teatro? Si va tutti a teatro, sì. Guarda, la clac. Quindi a teatro andare in scena la commedia Ministro Lorenzin salvi l'ospedale. Ecco qua. La Polverini c'era chiusi gli ospedali. Ecco, perfetto. Signora Lorenzin. Tutti appresso da Lorenzin. Madonna ragazzi. I burocrati. Ma non fa per mestiere proprio? Sì, ormai ho preso l'appalto, l'uomo serve. Io li prendo. Alla provincia di Frosinone, quindi quanti anni? Da quando esiste la Repubblica? Dalla prima Repubblica. Da quando esiste la Repubblica? Quindi noi abbiamo come azienda nel corso degli ultimi anni rispettato alla lettera tutti i dettagli delle varie leggi nazionali e regionali volte al risparmio della spesa sanitaria. In particolare abbiamo chiuso 7 ospedali in provincia di Frosinone in un solo anno. Non è stata una mia iniziativa, naturalmente. Non è stata una mia iniziativa, è stata in seguito a decreti regionali a cui noi non potevamo fare a meno di adempiere. Però se tutti i rapporti nazionali e internazionali ci dicono che per 1000 abitanti ci devono stare 3 posti letto, una ragione ci sarà, perché alla fine tante patologie non si possono curare che in ospedale. Noi stiamo molto al di sotto di questo parametro, addirittura di 500 posti letto. Negli ultimi anni nella nostra azienda sono andati via centinaia di dipendenti, di cui molti sono medici, non sono stati rimpiazzati. Io adesso posso anche capire che nelle strutture pubbliche non tutti lavorano al massimo della loro possibilità, ma quando si perdono 400-500 dipendenti in 3 anni e non vengono rimpiazzati, si perdono 80 medici, di cui quasi 30 nel pronto soccorso, e quest'anno c'è stata data una sola deroga. È evidente che il sistema al di sotto di un certo standard va in tilt.